Non so quanti e quanti anni fa, in una piccola cittadina di un paese lontanissimo e che ora non esiste più, s'era sparso il terrore. Sì, sì, in quella piccola cittadina si viveva in ansia ed il domani non riservava che la paura. Per le strade si vedevano facce spaurite ed ognuno sembrava chiedesse all'altro aiuto. Ma che cos'era accaduto? O meglio, che cosa continuava ad accadere? Questo. Una enorme quantità di topi aveva invasa ogni casa, devastato ogni angolo, mangiato sino all'impossibile, occupato ogni più piccolo angolo. Beh, capirete bene come i nervi fossero davvero tesi. E si sa, in questi casi a farne le spese è sempre chi comanda, e cioè, nel nostro caso, il sindaco. Infatti ogni giorno al municipio, anzi nella piazza antistante il municipio, si scatenavano sommosse. Basta con questi topi! Non ne possiamo più! Che cosa fa il sindaco? Che cosa fa? Fuori il sindaco! Il giorno in cui comincia la nostra storia, il sindaco se ne stava solo nel suo ufficio quando ad un tratto udì picchiare all'uscio. Poi la porta si aprì e ai suoi occhi apparve uno stranissimo personaggio. Alto, allampanato, con degli occhi brillanti ed un sorrisetto errante sulle labbra. Buongiorno, signor sindaco! No, non vi spaventate, anzi, rallegratevi! Sono qui per aiutarvi. Aiutare me? Certo, voi! Non siete preoccupato per l'invasione di tutti questi topi? Non siete preoccupato per la vostra pelle? Ebbene, io sono qui per liberarvi da ogni responsabilità. Manderò via i topi e voi continuerete ad essere il sindaco stimato, anzi, stimato più di prima. Però, signor sindaco. Però che cosa? Perché però? Sì, signor sindaco, però se io farò questo dovrò avere una ricompensa, no? Giusto? Giusto, giustissimo amico mio di letto. Chiedi, domanda tutto quello che vuoi e ti sarà dato. Soltanto 1000 scudi d'oro. Troppo forse? Troppo? Ma che troppo? È regalato questo, regalato. Te ne darò 50.000 di scudi. Basteranno 1000, non uno più, non uno meno. Allora quello stranissimo tipo scese lentamente nella piazza. Si guardò intorno, poi trasse di sotto il mantello un flauto. Se lo portò alle labbra e prese a suonare. Suonare, per modo di dire, ragazzi, perché anche voi, scommetto, sapreste suonare così. Ma il fatto stupefacente fu che a quelle note stonate, se vogliamo, cominciò ad udirsi per la città un brusio crescente, sempre più crescente, e ad un tratto ecco apparire da ogni strada dei veri eserciti di topi. Topi di ogni colore e grandezza. Correvano come fossero impazziti ed andavano a fermarsi come incantati ai piedi del suonatore. In breve, tutta la piazza fu piena sino all'inverosimile, mentre la popolazione stupita era tutta alle finestre, immobile. Quando il suonatore vide che non giungevano più altre bestie, si pose lentamente in cammino, sempre suonando, seguito da tutto quell'esercito di topi incantati. Uscirono così di città e giunsero alla sponda di un fiume. Il suonatore vi entrò ed i topi, ad uno, trascinati dalla corrente, annegarono tutti. Figuratevi la gioia
di quei poveri cittadini che vedevano finalmente finire le ansie, le paure, la fame, sì, la fame, perché ve lo abbiamo di già detto all'inizio, quelle bestiacce avevano mangiato ogni cosa. Tutti scesero nelle strade a ridere, a ballare, ad abbracciarsi, mentre le campane venivano sciolte e suonate a distesa. Le feste erano al loro colmo quando ecco presentarsi nella piazza lo stranissimo personaggio. La folla gli fece subito largo ed in breve eccolo dinanzi al sindaco che allegrissimo sedeva fra i consiglieri. Oh, benvenuto! Benvenuto, straniero! Accomodati, siedi fra noi e partecipa alla festa! Una coppa per l'ospite! Finalmente, oggi, straniero, la città è libera! Lo so bene! E sono proprio qui per incassare i miei 1000 scudi d'oro! Cosa hai detto? 1000? Ma tu stai scherzando, straniero! 1000 scudi d'oro? Sono 1000 scudi d'oro! Eravamo d'accordo così prima che io vi liberassi il paese da quelle bestiole e le facessi annegare nel fiume, no? Hai detto bene, bene proprio, straniero. Il fiume. E ecco, è stato il fiume a distruggere i topi, non tu! Ma è il mio flauto! Può risuscitare il tuo flauto quei topi? No! Ed allora, tanto perché tu non possa lamentarti di noi, ecco qui, prendi, questi sono 50 scudi, non uno di più. Prendi e va per la tua strada. È così! Il mio flauto non può risuscitare quei topi, ebbene sì, è vero, ma può fare molte altre cose, molte. Ascolta, sindaco, ascolta ed osserva. Il sorrisetto non era mai scomparso dalle labbra dello straniero, che fece qualche passo indietro, trasse di sotto il mantello ancora una volta il flauto e cominciò a suonare né più e né meno come aveva fatto per i topi. Ed ecco, alle prime note, accorrere da ogni strada bambini di tutte le età. Arrivavano urlando, ridendo, facendo chiasso, poi zittirono guardando il suonatore come affascinati, con occhi stupefatti. Una volta vistosi circondato, lo straniero prese a camminare lentamente e i bimbi dietro, mentre tutti i presenti, come paralizzati, non riuscivano né a muoversi né a pronunciar parola. E il corteo uscì di città e si diresse verso una grande montagna che ad un cenno del suonatore si aprì, accogliendo nel suo interno tutti i fanciulli. Poi si rinchiuse, quel tanto sufficiente perché uno solo, non riuscisse ad entrare con gli altri. Era un piccolo zoppino che, per quanto avesse fatto, non aveva potuto mantenere il passo degli altri. Ma aveva veduto nello squarcio, e ogni cosa gli era restata nel fondo del cuore. E dopo molti anni andava ancora dicendo: era tutto un mondo nuovo, fatto di 1000 colori mai visti. Un mondo che senza suoni sembrava fatto di musica. Senza uomini
sembrava rappresentare la bontà, la giustizia e suggerire la speranza di giorni sempre migliori. Chissà perché non ho potuto entrarvi. Quei bimbi non tornarono più alla loro città. I genitori piansero lacrime a non finire, ma non avrebbero però saputo loro insegnare né la bontà, né il senso della gratitudine, né il saper mantenere la parola. Forse sarebbero cresciuti male e a loro volta sarebbero stati dei cattivi genitori. Se capitate, ragazzi, in un paese dove tutto è bontà e giustizia, chiedete se per caso non sia stato fondato da uno di quei bimbi cresciuti nell'amore della vita entro quella montagna.